dare se stessa in tutte le partite. Aveva parlato anche di grandi giocatori. Ha visto una grande squadra dei grandi giocatori come risposta alla Sì, sconfitta? ho visto una squadra molto matura, una squadra che ha saputo ragionare in una partita che per troppi motivi poteva diventare complicata. Invece hanno usato la testa, sono stati sempre al pezzo e penso si possa dire non l'abbiamo mai messa in discussione. Osimhen ha parlato dopo la partita e l'ha fatto da leader, lo sta facendo sempre di più, è il terzo anno che arriva in doppia cifra, tra l'altro, quindi è impattante anche a livello di numeri. Lei l'aveva nominato parlando di leader, ci racconta che leader è? Perché oggi la decide e parla molto con i compagni. Osimhen prima di tutto ha un modo di stare in campo dove si va a prendere tutte le responsabilità di cui ha bisogno, poi quando va ad attaccare l'avversario è uno che le caratteristiche, le qualità che ci vogliono dentro una partita le usa tutte, disponibilità, forza nell'impatto quando ti viene addosso, fase difensiva. Uno contro uno, duello fisico, contatto fisico con chiunque gli si faccia davanti. Ultimamente ha più attenzione in quello che debbono essere movimenti da coordinare con tutta la squadra. È diventato un calciatore forte, probabilmente lui più per esempio dei comportamenti che ha. Ci sono molti leader che sono più taciturni, però poi nella pratica, nelle dimostrazioni hanno quella stoffa lì. Come siete organizzati per i rigori? Perché mi è parso di capire che il primo rigore. Noi siamo organizzati bene, benissimo, Però è vero che il primo non lo per doveva cui non calciare faccia Politano. l'allusivo perché No, no. trovo. Allora, noi siamo organizzati bene, benissimo, per cui mi faccia la domanda, senza Il secondo lo doveva partire. calciare Osimhen. Il secondo lo deve battere Elmas, perché io ho detto che lo deve battere Elmas. Il primo uguale, ho detto chi lo deve battere, poi si sono messi d'accordo in un'altra maniera, però i calciatori possono farlo perché loro hanno. Per cui siamo organizzati bene. Provi a dirlo? Organizzati bene. Bravo, perfetto. Assolutamente. Le chiedo anche come mai è stato sostituito Kim all'intervallo, se ha qualche problema o se invece è Sì, aveva normale. un indurimento muscolare, non abbiamo voluto rischiare perché poi se un calciatore si infortuna e in una partita così te lo perdi per qualche mese, per cui noi abbiamo altri calciatori bravi, siamo all'inizio, probabilmente ancora il ritmo partita si ha da riprendere, lui avendola giocata tutta 3 giorni fa, 4 giorni fa, e ora rigiocare una partita intera era a rischio, allora si va a fare quello che è un'analisi corretta e su indicazione del dottore abbiamo preferito farlo uscire. Anche perché venerdì arriva la Juventus, è la peggiore squadra da affrontare adesso dopo 8 vittorie di fila senza prendere gol. Ma anche senza 8 vittorie di fila, anche se fosse stata come all'inizio, la Juventus è la squadra più difficile da affrontare. Juventus, Milan, Inter sono le squadre più difficili. La Juventus è una delle squadre più forti del campionato. Per composizione, per rosa, per qualità di calciatori, per qualità dell'allenatore, per forza societaria, la Juventus è quella più forte di tutti. Le lascio anche una considerazione in telecronaca di Tiribocchi che dice: sembra che Kvaratskhelia pensi di più rispetto all'inizio dell'anno, sta pensando molto. È d'accordo? È una cosa che un. Non lo so, pensare fa sempre bene, è sempre importante che i calciatori pensino a quello che debbono fare. E probabilmente deve ritrovare il ritmo, deve ritrovare la freschezza di quel periodo lì, però lui non dimentichiamoci che è stato fermo nel break, ma il suo break era partito anticipatamente per il dolore alla schiena un mese prima, per cui è tanto e deve riprendere il ritmo partita, è una cosa normale, oggi ha giocato una buona gara. Grazie mille. Grazie a lei. Non fare allusivo. Queste invece le prossime partite del Napoli partendo dalla sfida con la Juventus di cui si parlava con lui.